Sì, un pareggio che vi lascia tanta amarezza, per via di una prestazione un po' dubbia, oggi non siete stati all'altezza della situazione. Ma sì, come ho già detto anche prima, secondo me siamo mancati nei momenti chiave della partita, perché comunque sia siamo mancati un po' in brillantezza oggi e probabilmente si è visto. Però abbiamo preso un gol a 30 metri appunto a 10 secondi alla fine del primo tempo che non devi prendere e poi un mezzo autogol nel finale. Siamo stati secondo me un po' poco bravi a non chiuderla prima perché le occasioni comunque le abbiamo avute, pur facendo più fatica oggi rispetto ad altre giornate, pur essendo magari un pochino meno brillanti, dovevamo chiuderla prima. Diciamo c'è stata un po' di sufficienza anche nel gestire la partita. Ma sì, nella gestione non tanto, perché comunque abbiamo trovato una squadra che a dispetto della classifica che ha, si è compattata tutti dietro la linea della palla, uomo a uomo, e comunque ci hanno messo in difficoltà, abbiamo trovato pochi spazi e le volte che li abbiamo trovati abbiamo fatto due gol, ma in altre occasioni secondo me dovevamo essere più concreti, perché comunque, ripeto, sul 2-1 almeno due o tre occasioni clamorose le abbiamo avute per chiuderla. Poi purtroppo il calcio è così, non chiudi le partite, buttando dentro una palla un po' così casuale, prendi gol. Niente da obiettare sulla terna arbitrale, però l'opportunità di mandare una guardalinea di Pistoia con domenica il big match, cosa ne pensi? Cioè non sono decisioni che mi spettano, però noi dobbiamo pensare al campo e basta, indipendentemente dalle terne che incontreremo. Oggi comunque l'arbitraggio è stato, cioè non possiamo appellarci all'arbitraggio, se il risultato non è venuto è solo per demerito nostro, è tutto lì. Quindi indipendentemente da chi manderanno, noi dobbiamo concentrarci solo sul discorso campo. A un certo punto della partita, il guardalinea è proprio quello di Pistoia, ti ha alzato la bandierina su un fuorigioco dubbio, ti sei rivolto Sì, abbastanza. a caldo comunque magari tante volte le reazioni sono un po' eccessive, io pensavo di essere in gioco, il guardalinea alzato, ho protestato in maniera tranquilla, però vabbè, è finita lì, nel senso è stata una situazione che si è chiusa lì al momento, non ha avuto ripercussioni poi durante la partita. Continuano comunque i risultati utili, siamo a quota 12, 8 vittorie e 4 pareggi, per cui siete ancora in piena corsa. Sì, diciamo che tra virgolette la cosa positiva di oggi è che con una partita in meno abbiamo lo stesso vantaggio di prima. Avessimo vinto probabilmente avremmo allungato ancora e sarebbe stato un ulteriore passo in avanti. Sappiamo, come avevo già detto, che il girone di ritorno è difficile, incontri squadre che comunque hanno tutto da giocarsi come noi, ognuno ha i suoi obiettivi, quindi fino all'ultimo di ogni partita bisogna stare sul pezzo perché sennò rischi come oggi di comunque rovinare una prestazione che nel complesso alla fine ci avrebbe portato i 3 punti. Pronti e via, fra qualche giorno c'è il big match, quindi neanche il tempo di smaltire la delusione. Come arrivate dal punto di vista del Ma morale? dal punto di vista del morale non sono due pareggi che ci devono togliere le certezze che abbiamo raccolto in questo percorso fino ad ora. Anche perché uno, come hai detto te, siamo comunque ancora imbattuti da tempo. È meglio sempre fare un punto piuttosto che zero, quindi arrivando a due pareggi dove magari sulla carta in partenza si pensava a qualcosa di meglio, però noi abbiamo dato tutto sul campo e faremo lo stesso a Pistoia. Va bene, grazie Grazie. mille.